Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ho una nuova piattaforma, una nuova scenografia dietro, la mia cucina. Forno, forno microonde, vabbè. Sto facendo colazione, so che dall'altra parte c'è il sole. Sto bevendo il caffè e nocciolino. Mi è venuto in mente questo video perché, mentre faccio colazione con voi, mi vedete mangiare le fette biscottate. No, nemmeno un taglio, aspettate. Ah, la mia schiena. Ah, io ho fatto un ragazzo che cerco sempre magari persone su vari gruppi per cercare più Facebook eccetera, per inglobare il mio gruppo di solito che ho su WhatsApp oppure su Instagram, perché sono i social di più. Facebook quello che uso veramente poco. Ne ho solo un gruppo che è sull'SMR, che quello lo lascio così com'è. Ho cercato con questo ragazzo, cercato di spiegargli varie volte le cose, ma dicevo che questo video è improntato sul fatto delle insicurezze e del fatto che molte persone diano la colpa al nostro passato, cioè al passato in generale. Dovrebbe essere un video serio, so che sto mangiando, però ho poco tempo. Allora, secondo noi dovremmo. È vero che il passato ci forma, perché magari possiamo passare brutte esperienze. Posso avere un'infanzia difficile e quant'altro. Penso che pochissime persone abbiano avuto un'infanzia come nella Mulino Bianco. E ce ne sono di persone che ho visto che hanno avuto una bella infanzia e poi sono uscite scemunite comunque. Quindi state tutti tranquilli. Secondo me, noi comunque, a dispetto delle cose che abbiamo subito nella vita, vi faccio l'esempio che ne ho subite tante. E non faccio mai vittimismo del tipo, ah, ma io ne ho subito di più di te e quindi dovrei soffrire di più, perché c'è gente che fa anche così. Ah, ma tu non puoi capire perché ho sofferto di più. Non è la gara chi soffre di più. Ovvio che sono persone che avranno sicuramente passato cose peggiori di noi, e poverini, ma ci saranno anche altre persone che magari hanno passato delle cose più, mettiamo, leggere di noi, ma magari le ingigantiscono, perché magari per loro dà più sofferenza. Ma secondo me il punto è reagire. Perché molte persone, ad esempio, soffrono perché i genitori si separano, molti soffrono perché magari hanno avuto genitori violenti, molti soffrono perché magari non sono stati accettati per il loro aspetto, gente perché non hanno avuto la libertà di fare quello che volevo perché magari, che ne so, i genitori erano un po' troppo autoritari. Ne abbiamo in tutti i colori comunque. Gente che addirittura mancava una delle due forme genitoriali, gente che non ha proprio genitori, quindi. Ci sono tante forme diverse, io ne ho sentite di tutti i colori, quindi. Io li ringrazio di avere tutti e due i genitori. Anche se purtroppo, appunto, nel mio caso i miei si sono lasciati ma tanto, tanto, tanto tempo fa. Però, ovviamente, non è che uno è felice. So che il passato vi può, in qualche modo, sconvolgere, in qualche modo, formarvi per le persone che siete oggi. Però. Voi siete voi, quindi non dovete farvi influenzare dal passato. Che sia stato per genitori, da un ex ragazzo, un'ex ragazza, da un'amica, dalle amiche a volte ci si becca delle pugnalate allucinanti. Quindi dovete vedere anche il complesso della vostra vita e capire cos'è che c'è di sbagliato. Non perché la vostra vita sia sbagliata, ma cosa c'è di sbagliato. Che magari potete correggere, magari frequentate delle persone che non vi rendono felice, ma purtroppo ci siete assieme. Perché purtroppo vi sentite soli. La cosa che capita molto spesso a persone che hanno avuto un'infanzia brutta è che hanno paura di rimanere da soli. Perché magari si sono sempre sentiti soli quando erano piccoli e magari stanno con amici o con compagni o compagne solo perché hanno paura di restare soli. Ragazzi, abbiamo anche 30 anni. Chi se ne frega? Io ho lasciato, ad esempio, io e mio ex ci siamo lasciati, ma lui aveva 30 anni, io ne avevo 25, adesso non mi ricordo quanti cazzi ne avevo. Chi se ne frega, uno potrebbe dire, minchia Sara, 25 anni, ma poi cosa fate? Vi ricomincio da capo? Ricominciamo tutto da capo. Riconosci una persona che ti merita, devi essere felice. Stessa cosa con gli amici. Non ti trovi bene, non rimarrai mai da sola. Esci fuori, esci da qualche parte, li incontrerai gli amici, li ho incontrati alla scuola serale. Non per dire che fa schifo a scuola serale, però li ho incontrati durante la messa da alcuni, li ho mantenuti di vecchia data, altri non mi piaceva come vivevano. E sinceramente io non ho paura di rimanere da sola, ovvio che non mi fa piacere stare da sola, cioè quella volta voglio stare da sola. Però tutto il discorso di essere forti e
Certo, è vero che la società ci spinge ad essere forti, a sembrare di essere forti. Non è sbagliato essere sensibili, però è sbagliato farci sovrastare dalle emozioni che noi proviamo. Tipo, il ragazzo ci lascia, allora diventiamo stronze, oppure diventiamo depresse. È vero che c'è un periodo di lutto, in tutto, nella perdita di un'amicizia, nella perdita di un amore, perché comunque fa male. Però bisogna sempre uscire più forti di prima. So che non è una cosa facile, uno dice, ah, tu lo dici così. Non è facile, ovviamente. E la cosa più importante che dico sempre, non bisogna mai cambiare per gli altri, mai, ma cambiare per se stessi. Perché magari ci sono delle cose in noi che magari non ci fanno bene. Ma non dobbiamo cambiare perché ci ha detto Tizio, Caio, Sempronio, perché quello non va bene. Noi cambiamo in concomitanza delle persone, non va bene. Dobbiamo cambiare per noi stessi. Tipo, io ho cambiato molte volte il mio modo un po' di approcciarmi, a volte però sono comunque violenta come mi approccio. Però cerco a volte di essere più gentile, ci provo. Che magari posso ferire delle persone e non accorgermene. Alcune volte invece lo faccio apposta, non perché voglio ferire le persone, ma perché voglio fargli rendere conto che magari una persona di 19 anni, faccio un esempio, 19 anni, 20 anni, 30 anni, può cambiare. Non è vero che una persona non può cambiare. O c'è gente che dice non voglio cambiare perché io sto bene così. Ma se la tua vita non ti piace, i tuoi amici non ti piacciono, non hai una ragazza, ricompri, ok? C'è qualcosa che non va. I tuoi genitori non ti danno retta e non ti trattano come una pezza da piedi. Potrebbe esserci 400.000 esempi. Se della tua vita qualcosa non ti piace, non va bene, cambiala. E se la cosa c'entra con te, cambia te stessa. Non perché devi cambiare, perché dici, oh, mi piace così come sono. Ci sarà qualcosa in te che magari, evidentemente, solo in alcuni contesti dovresti modificarla. Come io, ad esempio, non sono la mia stessa, non sono me stessa quando sono sul lavoro, quando sono a scuola. Io non posso andare a scuola a rispondere al professore come se fosse il mio vicino di banco. Non è la stessa cosa. Mi sembra ovvio. Come quando parlo con i video, con i buoni video sono abbastanza sincera e sono abbastanza me stessa. Però ovviamente non è che traspare tutto quello che sono, tutto quello che ho passato nella mia vita. Bisogna, purtroppo questa cosa mi ha insegnato il mio ragazzo quando all'epoca era il mio migliore amico, a imparare purtroppo a tirarsi su, non dico dei muri, ma perché lui ha tirato su dei muri, tira su degli scudi che all'occasione possiamo comunque usare, perché sono le persone, se ti vedono comunque debole. Purtroppo ti potrebbero anche trattare male e lo fanno apposta perché godono nel vederti soffrire. Non so per quale motivo la gente ha dei problemi seriali, dovrebbero andare loro dalle psichiatri. E tra l'altro un'altra cosa, il fatto di andare da uno psicologo se si hanno problemi non vuol dire che tu sei pazzo o pazza, ma ti aiuta per un percorso che hai nella tua vita. Questa cosa la voglio sfatare. Se andate dallo psicologo per avere un supporto, non vuol dire che siete pazzi o pazze. Io l'ho fatto per un periodo perché ero in un punto morto con il mio ex e mi sentivo veramente male, nel senso che in una coppia non bisogna mai piangere. Non bisognerebbe né piangere, né soffrire, né star male. Io venivo meno tutto, solo esclusivamente per la coppia, quello era sbagliato, già che ve lo dico. In amore bisogna comunque sì dedicarsi alla persona che ami, ma non al 100%, perché comunque non esiste solo lui o lei. Esistono anche gli amici, esiste la famiglia, esiste il lavoro, tante altre cose, gli hobby. Per carità, siete una coppia bella, uscite insieme tutto. Come esempio, esco con il mio ragazzo, esco anche con le mie amiche. Posso uscire anche tipo con mia sorella, il nuoto di papà. C'è la mia famiglia anche. Quindi l'amore è soprattutto uno di quelli, diciamo, gli argomenti gettonati. Nel senso che il tuo compagno deve essere il tuo un compagno di vita, ma non deve essere la tua ancora di salvezza, perché se l'ancora ti lascia, ciao. Per farvi un esempio, come dice mio padre, la persona che ami non deve essere il tuo muro di sostegno, perché se tu ti sostieni a lui, lui poi ti lascia, cadi per terra, ti ammazzi. Deve essere una persona che condivide con te delle esperienze, che siano belle, brutte, che ti consoli, deve essere comunque una persona che ti ama e tu ami e hai delle esperienze di vita, come possono essere anche gli amici, possono essere anche altre persone, ovvio che la persona che ami sarà diversa dall'amicizia, ma uno non deve sovrapporre l'altro, poi dipende che amicizia avete. Non ce la farò a finire la fetta biscottata prima del video. Comunque, questo per dirvi che dovete essere, cercare di essere forti per voi stessi. Perché
cercare di dimenticare magari il dolore del passato, ma non dimenticarlo di tutto, nel senso di sfruttarlo, in bene, non in male, ovviamente. Cercare di capire gli errori che magari voi avete fatto, che la persona ha fatto, e magari cercare di farvi furbi, cercare di capire cose che magari in passato non avete capito prima, ma capirle adesso. Il fatto di accettarvi anche con voi stessi, ad esempio, magari anche se non siete delle persone fantastiche fisicamente, dico in senso modelli, chi se ne frega. Se volete cambiare, potete farlo. C'era un post dato che ho letto su Instagram che è meglio fare poco che non fare niente. Ma senso, non riuscite a fare una dieta, almeno cercate di eliminare le cose essenziali, tipo io elimino il fritto, elimino i dolci a parte per colazione, che adesso ho fatto biscottate con il miele. A parte magari alcune cose, cercate se non riuscite a farle in grande, almeno piccole cose. Ve lo dico io che ho preso il diploma a 20 fischi anni, adesso vado all'università, che ne ho quasi 27, prendo la patente, si spera quest'anno. Nella vita non c'è un'età, non è mai tardi per cambiare. Non dico che dovete cambiare perché non andate bene così come siete, ma per voi stessi, per migliorare la vostra vita. Magari perché così vi riuscite a trovare una ragazza, un ragazzo, a migliorare le vostre amicizie. Aspettate questo. Aia, sono stata malissimo con lo smalto che si sta levando tutto. Sì, infatti si sta levando, molto bene, Sara. A parte le incisioni che faccio mentre mangio. Comunque, dovete cercare di essere felici. Secondo me la cosa più importante, l'ho detto anche a una ragazza, la cosa più importante nella vita è essere felici, quindi se riuscite a trovare un modo per esserlo, è quello alla fine che conta di più. Poi sì, ovvio che conta il lavoro, conta l'amicizia, tutto, però secondo me la cosa principale che uno deve raggiungere è essere felice. Poi se magari ha due amici messi in croce, ha il ragazzo, ha un lavoretto che comunque non prende miliardi ma lo soddisfa, chi si può lamentare? L'importanza è essere felici con te stesso, essere felici con le persone che avete accanto. Io a me rendeva felice anche semplicemente fare la stagista e avere uno stipendio comunque che a un modo direbbero da fame. Però mi dava comunque felicità. Perché comunque era un fatto di responsabilità, eccetera, eccetera. Quindi molti dicono che i giovani non hanno voglia di lavorare. Se ci date lavoro abbiamo voglia di lavorare. Questa è una piccola cosa che metto in mezzo al video. Scusatemi, ma cioè, mi dà fastidio veramente tanto lo smalto. Quindi cercate di essere voi stessi, ovviamente. Però cercate anche di, se potete, migliorare parti di voi stessi, ma non per gli altri, ripeto, dovete sempre amarvi per come siete, cambiare per voi stessi, mai per gli altri, perché è la prima persona che dovete accettare siete voi stessi, sia per come siete caratterialmente, fisicamente, come siete con gli altri, perché purtroppo noi siamo destinati ad essere comunque individui singoli in un gruppo di persone, però l'individuo singolo deve capire come può star meglio? Perché magari siamo tutti persone differenti, quindi se una persona sta bene in un modo non vuol dire che voi la potete stare nello stesso identico modo. Quindi dovete capire come stare. Non so che titolo darò a questo video, non ne ho idea. Non ne ho idea. Lo scoprirò poi quando lo andrò a montare. Io vi saluto. Cercate di. Non lo Cercate sempre di essere positivi, anche lo dice una persona che è molto negativa, quindi cercate di avere un vostro modo per riuscire ad essere forti, anche se nonostante siate sensibili, perché comunque è giusto essere sensibili, ma non tanto da farvi schiacciare nella vita, perché le emozioni a volte ci sovrastano ed è una cosa che le emozioni sono giuste, perché comunque noi dobbiamo amare, piangere, ridere, tutto il resto, non è sbagliato, anzi. Però neanche farci soffocare dalle emozioni come una rottura, l'abbandono di qualcuno o quant'altro. Niente, io vi saluto, ci vediamo poi nel prossimo video, lasciatemi sotto nei commenti cosa ne pensate e niente, una buona giornata a tutti.